Anche qui vi chiediamo uno sforzo perché abbiamo, vabbè, visto, sì, abbiamo sì. Visto in anticipo. Allora noi siamo presenti dall'anno scorso come sezione e più o meno quest'anno ci siamo organizzati in una maniera più strutturata, quindi abbiamo creato degli incontri mensili in modo da consolidare l'impegno dei soci che sono già iscritti, ma anche da avvicinare i soci simpatizzanti, quelli che comunque si interessano dell'associazione, per avere un contatto più diretto. Ed effettivamente questo è stato positivo proprio perché molte persone in più si sono avvicinate e stanno effettivamente dando il loro supporto. L'idea è quella di avere un responsabile di progetto sia per i progetti che stiamo portando avanti, che iniziamo, ma anche per i progetti nazionali, quindi avere un responsabile della Puglia che poi possa colloquiare con il responsabile nazionale, come avviene ad esempio per Open Hospital. E quindi questo è un metodo di comunicazione. Uno dei progetti che stiamo portando avanti è quello di Works. Si tratta di una piattaforma per la condivisione della conoscenza. Il responsabile del progetto è Roberto De Nicolò, vengono effettuati degli incontri settimanali e effettivamente sono stati già sviluppati dei moduli indipendenti anche se non c'è ancora una prima versione del progetto. L'idea è questa. E poter avere degli utenti esperti e degli utenti invece che non conoscono assolutamente nulla e non sanno neanche utilizzare il PC più di tanto. La piattaforma Works dovrebbe riuscire a dare insegnare a questi utenti ad utilizzare la piattaforma. In che maniera? L'utente può entrare e scrivere semplicemente una domanda. Un sistema esperto capirà che domanda è e quindi deciderà qual è lo strumento migliore per poter far dare una risposta. Quindi se mettere la domanda nel blog, nel forum, proporre una chat o cose di questo genere. L'utente esperto, d'altro canto, deve essere un utente responsabile delle risposte che rilascia e quindi deve essere inserito da un amministratore riconoscibile e responsabile del sistema. Questo perché? Perché l'utilizzo di Works riguarda anche delle... Noi vogliamo utilizzarlo anche con la possibilità del teleconsulto in campo medico. Infatti la richiesta di Works nasce da una richiesta di Chiara Castellani, medico dell'AIFON nella Repubblica Democratica del Congo, e lei ci ha chiesto di poter utilizzare una piattaforma per il teleconsulto, ma un teleconsulto che riguarda sia il campo medico sia il campo informatico. E infatti ha messo già a disposizione un collaboratore, un esperto di informatica dell'Università di Kinshasa, con cui effettueremo i primi test su questo sistema. Attualmente abbiamo già comprato il dominio di Works ed è works.tu. E tu in realtà è relativo all'isola di Tonga, non c'entra nulla con Informazioni Senza Frontiere o con l'obiettivo, però il gioco di parole camminando verso, percorsi verso, quindi ci è sembrato insomma adatto. Inoltre tramite Alessandro Domani, quel socio che lavora in Kenya nell'ospedale di Matiri, siamo entrati in contatto con l'associazione Bambini nel Deserto. Loro stavano pensando allo sviluppo di un progetto a Medici Online sempre per il teleconsulto e avevano richiesto a una software house lo sviluppo di una piattaforma di cui lavorano in realtà il carro organico per aggiungere e inserire notizie in maniera indipendente. Un'altra delle attività che stiamo portando avanti è quella del ricondizionamento hardware. Ci sono stati donati dei PC, inizialmente li abbiamo accettati anche se non sapevamo dove utilizzarli. Successivamente sono venute fuori delle esigenze, infatti sia Alessandro Domanico che si trova in Kenya ci ha chiesto se potevamo comunque spedire i tre portatili che avevamo ricevuto e li abbiamo consegnati a un ospedale per Sankara e come bagaglio a mano verranno portati in Kenya man mano che i volontari insomma raggiungeranno l'ospedale. E poi abbiamo altri quattro, altri due PC desktop, due quindi erano nostri e li abbiamo donati, due ci sono stati inviati solo per poterli configurare con Ubuntu e i programmi richiesti da Chiara Castellani e li abbiamo inviati nella Repubblica Democratica del Congo nell'ospedale di Chiara Castellani. Quindi pensiamo comunque di portare avanti questa attività, di regolarizzarla perché ci siamo resi conto che effettivamente queste esigenze erano fuori, magari anche per il caso dell'Abruzzo ora non so, potremmo vedere di organizzarci in questo senso. E quello che insomma le nostre prospettive future sono soprattutto relative alla diffusione di ISF e quindi nell'università e negli istituti scolastici. Siamo rientrati in un progetto del Centro Servizi di Volontariato
volontariato della provincia di Brindisi, quindi abbiamo la possibilità di incontrare gli studenti per 2 ore a scuola, di parlare di ETF per 1 ora e di proporre un laboratorio nell'ora successiva. L'idea è quella di far scrivere l'app di Open Hospital ai ragazzi in modo da renderli partecipi e poi magari si sa continuano a crearlo. Un'altra delle idee, proprio perché forse la necessità è rendere quanto più trasversale possibile la conoscenza di questa associazione, è quella di creare un evento annuale, magari un evento culturale, che possa essere comunque ogni anno associato a Informatici Senza Frontiere e quindi che serva sia per la raccolta fondi sia per la diffusione delle attività e cose di questo genere. Poi ho ricevuto dall'Alessandro Domanico una mail in cui lui parlava della sua esperienza in Kenya, faceva anche un po' il punto della situazione su quelle che sono le sue sensazioni e il progetto così come va. E quindi Alessandro, vabbè, la mail è lunghissima, no? Perché Alessandro comunque si dilunga sempre tantissimo. Comunque allora, voleva innanzitutto ringraziare Adobe SF, poiché tramite Adobe SF ha potuto comprare 2 gruppi di continuità, un server, uno switch, un switch e tutto l'occorrente per il cablaggio dell'ospedale, che è già iniziato ed è quasi completato. Quello che rimane da fare è quindi aspettare i computer che arrivano dal banco informatico, installarli e permettere al personale medico di utilizzarli e quindi di utilizzare Open Hospital. Attualmente quindi lui ha integrato la reportistica prevista dal Ministero della Sanità che mi vota all'interno di Open Hospital, e c'è l'infermiera Ariet, che è stata istruita, che conosce benissimo Open Hospital ed è quindi pronta per utilizzarlo. L'idea è quella di effettuare un corso per i 52 dipendenti che lo utilizzeranno e quindi renderlo un sistema stabile. Inoltre Alessandro poi tornerà a giugno molto probabilmente, pensa di riandare a settembre per vedere la situazione e capire se insomma sono autonomi. È stato assunto da ISF un informatico del posto che porterà avanti il progetto e che qui Alessandro sta trasferendo la sua conoscenza e quindi sarà in grado di poter fare quello che è necessario. Inoltre Alessandro tramite una VPN si potrà collegare anche da remoto e fare aggiornamenti e quant'altro. Alla fine Alessandro ha scritto una considerazione, un po' lunga, però comunque insomma, mi piacerebbe leggervela perché è abbastanza toccante. Allora, lui dice: la speranza obiettivo di quelli che svolgono questo tipo di progetti sono la sostenibilità dello stesso ed il trasferimento delle conoscenze. In questi 2 anni ho cercato di vivere e lavorare in questa realtà, così diversa dalla nostra, ma anche così tremendamente protesa ad assimilarla, ad adottarla in tutto e per tutto, a costo di sopprimere le proprie tradizioni e i propri valori. Abbiamo un'enorme responsabilità verso questi posti che ci stanno seguendo pari passo dopo essere stati storicamente violentati, prima comprimendo e conquistando, adesso servendo su un piatto d'argento il nostro futuro. Il modello occidentale è quello di riferimento, poco importa dei suoi errori e dei suoi passi falsi. E chiaramente non mi riferisco alle tecnologie e al progresso, quanto all'accesso e al loro uso, alla giustizia e all'etica. Questa esperienza mira ad aiutare a condividere il proprio sapere per agevolare la vita di altri, ma soprattutto a non ripetere gli stessi errori, a creare un'interconnessione tra le culture e non delle dipendenze, perché esseri umani di diverso credo, usi, costumi e valori possano incontrarsi liberi e procedere nel proprio cammino, ispirati da tolleranza e rispetto. Non è stato facile in primi tempi ambientarsi, trovare un ruolo ma senza stringere dei rapporti realmente spontanei, essere il Muzunga, l'uomo bianco e ricco che si teme facilmente ma appunto non si rispetta. Venendo qui ti porti dietro quello che non sei, quello che ti ha preceduto e forse quello che può, e forse questo può far immaginare il rovescio della stessa medaglia, sei straniero in un posto nuovo, dove semplicemente ti trattano diversamente. E allora ci è voluto tempo per trovare quella base comune, dove le differenze fanno solo da contorno alla condivisione, alla riflessione di uno stesso percorso. Venendo qui alla fine, per cambiare le cose qui, ti scontri con quello che sei e da dove vieni. E capisci ben presto, forse, che il cambiamento comincia proprio da te e che quello che sei non lo devi soltanto te stesso, ma soprattutto quello che hai sempre trovato intorno.